Ciao a tutti. Se sei rimasta impigliata in un rapporto con un individuo di personalità narcisistica e per tutto il tempo ti sei sentita una perfetta idiota, sappi che esiste il sistema per uscire da questo imbroglio. Nel momento in cui riuscirai a interrompere la relazione tossica con un narciso, dovrai per forza attraversare una serie di step psicologici ed emotivi. Essere cosciente di cosa ti attende è già un enorme passo avanti. Queste sono le stesse fasi che ho dovuto passare anch'io. Inizialmente ti sentirai devastata e con un senso di vuoto enorme. Piangerai molto e questo, a parer mio, è un grande sfogo liberatorio. Ti farai dei sensi di colpa che non hai e non hai mai avuto. Ti sentirai disperata e angosciata. E comincerai a renderti conto che hai vissuto un rapporto fasullo, poiché era vero solo per te. Ora sei in una fase che desideri solo capire come possa essere accaduto. Accetta di vivere fino in fondo tutte queste emozioni, per quanto negative e nefaste siano, perché ti porteranno sulla via della guarigione. Diventa tutto così irreale che ti chiedi se è tutto un incubo dal quale vorresti uscirne subito. Dopodiché ti subentrerà la rabbia e la voglia di vendetta. Vorresti metterti in contatto con le sue ex, ma non farlo sarebbe un grosso errore. Lo so che è difficilissimo, ma cerca di mantenere la calma. Fai respiri profondi e piangi, piangi, piangi. Non vergognarti di te stessa, anzi dovresti essere orgogliosa perché l'hai amato nonostante tutto. Trascorrerai momenti che ti sembrerà di sfiorare la depressione, ma continua a ricordare che sei sulla strada giusta e che tutto ciò ti porterà finalmente alla luce. Ma ecco che giunge la guarigione e inizi a capire cose che prima ignoravi. Nel frattempo esci, vai a passeggio. Anche con le lacrime agli occhi, questo ti fa solo onore. Incontra gli amici, basta che non rimani sola. Ora è il momento di scoprire chi sei realmente, i tuoi punti di forza e di guarire dalla dipendenza affettiva. Renditi conto che sei una persona fantastica, in grado di amare, di empatizzare e di comprendere che il tuo ex è solo un uomo malato. Ti basti da sola. Inizia a fare amicizia con te stessa e magari prendi per mano la bambina che c'è dentro di te e aiutala a capire e a perdonare. Tu sei una vincente e ora sei libera. Vorrei concludere dicendo che sono vicina a tutte voi che in questo momento state vivendo una situazione di questo tipo. Non arrendetevi mai. Se questo video ti è piaciuto, puoi condividerlo e lasciare un like. Se hai delle esperienze simili o delle storie, le puoi scrivere qui sotto nei commenti. Se vuoi continuare a seguirmi, iscriviti al mio canale e attiva la campanella, così potrai ricevere la notifica dei nuovi video.